Siano lodati Gesù e Maria. Siamo alla quinta domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, in cui la liturgia ci fa convergere verso il Vangelo che abbiamo appena ascoltato e che descrive quella che gli esegeti chiamano una giornata tipo degli anni di vita pubblica di Gesù, come viveva Gesù durante i 3 anni di ministero pubblico. Lo abbiamo visto chinarsi anzitutto sulle malattie delle persone, guarisce dalla febbre la suocera di Simone, ci dice il testo che anzitutto era in sinagoga, quindi in sinagoga stava a predicare, guarisce i malati, gli portano i malati e gli indemoniati, tutti, attenzione, gli riportano tutti, ma lui ne guarisce molti, guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciava molti demoni. E l'ultimo particolare, l'ultimo in ordine cronologico, ma il primo in ordine di importanza, ci informa che Gesù si alzava molto presto, quando era ancora buio, e si ritirava in un luogo deserto a pregare. E quando gli dicono, guarda, tutti quanti ti cercano, domandano, secondo noi perché cercavano Gesù? Perché erano stati guariti molti malati. Quindi dice, ne guarisce un altro po'. Gesù risponde, non possiamo fare questo. Dobbiamo andare nei villaggi divini, vicini, attenzione, non per guarire altri malati, ma perché io predichi anche là. Qui già Gesù ci dà una chiave di lettura, no? Per questo infatti sono venuto. E poi il testo conclude dicendo che Gesù per tutta la Galilea andava predicando nelle sinagoghe e scacciando i demoni, che secondo Marco sono sempre le prime due cose che fa Gesù. Guarire le malattie viene al terzo posto. Allora, cosa ci dice questa ricca giornata di Gesù anche a noi? La prima domanda è questa qui. Il motivo principale per cui Gesù è venuto sulla terra, o meglio, la cosa principale che lui ha fatto durante i 3 anni di vita pubblica, qual è? È chiaro dal testo. Non è guarire le malattie, ma è predicare il Vangelo. Attenzione, non perché Gesù non abbia compassione e misericordia di chi è malato, lui ne ha tanta e ci ha anche consegnato una bellissima opera di misericordia corporale che è appunto visitare i malati. La malattia, noi sappiamo dalla Chiesa e dalla Rivelazione, non è cosa che viene da Dio. La malattia è una delle tante conseguenze del disordine introdotto nel mondo dal peccato dell'uomo. Questo è quello che afferma la Rivelazione. Anche tutto quello che stiamo vivendo, tutte quante le forme di male che attanagliano il mondo, secondo ciò che Dio ci ha rivelato, sono tutte dipendenti dal disordine che l'uomo ha introdotto. È chiaro che su molte e Dio non vuole, Dio non è contento né delle malattie, né delle sofferenze, né di nulla di male che ci accade. E su molte di esse si china, cioè interviene anche con la guarigione fisica. Sapete che nei prossimi giorni, oggi quanti ne abbiamo? Oggi è 6 febbraio, l'11 febbraio è la Madonna di Lourdes, tutti quanti lo sappiamo, è la giornata mondiale del malato, no? Sappiamo che Lourdes è un centro mondiale, diciamo così, di accoglienza dei malati. Sappiamo che a Lourdes molti malati sono guariti. Domanda: tutti i malati che vanno a Lourdes tornano tutti sani? Tutti, tutti, tutti? Sì o no? Tutti no. E come mai? A come mai non c'è risposta? C'è solo una risposta nella fede. Sapete, la Madonna in un altro posto, non a Lourdes, diede una risposta a questa domanda, sempre apparizioni riconosciute, a Fatima, e non mi ricordo se era la quarta o la quinta apparizione, perché ogni volta che la Madonna appare qui c'è il nostro Signore, è chiaro che i fedeli, la prima cosa che cercano di fare, portano i malati perché siano guariti, perché certamente per noi la malattia è una fonte di grande sofferenza, no? I pastorali dissero alla Madonna, dice, guarda, ci stanno tutti quanti questi malati, di' al Signore che li guarisci. E la Madonna disse, alcuni saranno guariti, altri no. E poi disse la parolina fondamentale, si devono convertire, devono smettere di offendere il Signore perché è tanto offeso. Okay. Qui già c'è una chiave di lettura. Cosa significa dire queste parole? Significa che paradossalmente
per alcune persone la malattia, che di per sé è un male, però dentro il disegno di Dio è uno strumento, come dire, per far prendere un pochino coscienza a quella persona della fugacità della vita terrena, della miseria della vita terrena, in modo tale che cominci a volgere lo sguardo verso l'alto e a farsi qualche domanda un pochino più interessante. Perché se tu guarisci oggi dalla malattia, può succedere, ma domani te ne viene un'altra. Non è la soluzione del problema guarire da una malattia. La soluzione del problema, quella che Gesù presenta, è il Vangelo. Andiamoci in altrove, nei villaggi difficili, perché io predichi anche là. Perché la soluzione del problema è il Vangelo? Perché il Vangelo ti aiuta a dare senso alla tua malattia, ti aiuta a dare senso alla tua sofferenza, alle prove, alle tribolazioni che vivi, ti apre gli orizzonti su una dimensione che va al di là delle miserie della vita terrena. Se volgiamo lo sguardo un istante prima di chiudere alla prima lettura, il libro di Giobbe, voi sapete che Giobbe è la storia di un uomo, si dice anche nel nostro parlare, no? La pazienza di Giobbe, ne ha passate di tutti i colori. Quindi il libro di Giobbe è proprio una narrazione esistenziale di come la vita può diventare veramente una, come dire, una sfilata di croci interminabili, una più pesante dell'altra. No? Abbiamo sentito passaggi molto forti. A me sono toccati mesi di illusione, notti di affanno mi sono state assegnate, sto leggendo, sto citando, i miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. E poi la preghiera, ricordati che un soffio è la mia vita. Allora, la vita terrena è qualcosa che passa. Allora, la liturgia di oggi, vedete, la cosa principale che Gesù faceva era predicare per gli altri, ma la cosa principale che faceva anche per lui, qual era? Quella che faceva all'inizio era pregare. Pregare e predicare, quindi curare il rapporto con Dio e fare in modo che Dio, la sua legge, la sua volontà, la sua verità fossero conosciute. Queste sono le cose principali che Gesù è venuto a fare e queste sono le cose principali che ci offre la nostra attenzione. Allora, il problema più grande non è che nella vita ci siano mali, sofferenze, prove, tribolazioni, perché queste sono inevitabili. Nella Salve Regina noi diciamo alla Madonna: a te ricorriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Non le possiamo eliminare tutte, e anche se eliminassimo tutte, presto o tardi arriva un giorno in cui bussa alla porta della nostra esistenza quella che San Francesco chiamava sorella morte corporale. A questo problema non c'è soluzione, perché dal cimitero vivo ci è tornato solo il nostro Signore Gesù Cristo, il resto no. Allora, questa liturgia serve a... Dici, fermati un attimo. Allora, nella tua vita, nel tuo orizzonte di vita, hai le coordinate fondamentali? Com'è la tua preghiera? Com'è il tuo rapporto con Dio? Se Gesù, che era il Figlio di Dio, pur dovendo spendere una giornata completamente verso gli altri, faceva in modo di togliere ore al sonno per curare il suo rapporto con il Signore, con il Padre, lui, io che faccio? Punto interrogativo. Ho mai pregato nella mia vita? Se Gesù ha speso la sua vita pubblica prodigandosi nel predicare il Vangelo, noi innanzitutto, prima di predicarlo, dobbiamo conoscerlo. Io il Vangelo lo conosco bene, conoscete bene il Vangelo? Avete letto bene il Vangelo, meditato bene il Vangelo? Martedì prossimo faremo un altro incontro sul Vangelo di San Giovanni, qui ne stiamo facendo un po', no? Diamo tempo, cioè comprendiamo che le cose più importanti della vita sono non quelle che ci appaiono, non i problemi contingenti, non gli affanni del momento, non le tribolazioni anche serie legate però a questo mondo, ma una prospettiva ampia, allargata, avere, ci diceva sempre il Cardinal Petrocchi a noi giovani seminaristi, fate in modo che le persone possano avere una visione dilatata della vita, non ristretta alle piccole cose di questo mondo. Noi veniamo da non sappiamo dove e andiamo verso la vita eterna, però per trovare la via bisogna fare in modo di attrezzarsi.
Allora, il nostro rapporto con Dio e la nostra conoscenza di quello che Lui ci ha detto sono le cose più importanti, perché se ci viene una malattia e chiediamo la grazia, forse il Signore ce la toglie quella malattia, ma ce ne verranno altre. E se non ce la toglie, io quella malattia la devo vivere sapendo che anche attraverso quella malattia sta passando una grazia del Signore, per quanto sia una vicenda dolorosa. Chiudo raccontandovi una cosa. Voi sapete che mi hanno raccontato, sono esperienze che ho vissuto, io non le dico le bugie, non lo direi, persone che sono credenti, sono in cammino. Sapete cosa mi hanno detto a proposito della pandemia? Dice, il 2020 molti pensano che sia stato un anno bruttissimo, un anno terrificante, per carità, con tutto quanto il rispetto per chi ha vissuto queste cose in maniera drammatica, ma alcuni credenti mi hanno detto, dice, per me non è stato così. Per me è stato un anno bellissimo, perché è stato un anno in cui ho potuto fermarmi un attimo, pensare a tante cose, rivedere le mie priorità, riscoprire il mio rapporto con Dio, e fare un pochino più di silenzio. Anche il Natale che abbiamo vissuto, sì, Natale orribile, per qualcuno sì, per qualcun altro io ho sentito gente dice non è affatto orribile, uno dei Natali più belli della mia esistenza, me l'hanno raccontato. Io non stento a crederlo, d'accordo? Perché è così, perché quando c'è ciò che conta sul serio, il contorno, se c'è meglio, ma se non c'è non è la fine del mondo. Il problema è che quando non c'è l'unica cosa importante, anche se c'è tutti i contorni di questo mondo, la vita non è bella. Questo è il senso profondo di ciò che oggi la parola del Signore vuole trasmetterci. Siano lodati Gesù e Maria.